Sono nella libreria Bloombook che ha aperto le porte il 31 marzo e quest'anno presentiamo la nostra prima rassegna estiva, quindi una serie di appuntamenti durante tutta l'estate. I prossimi appuntamenti quali sono? Il 28 luglio presso Spaccio Mortadella Jazz ci sarà Francesco Giano, che è giornalista e che illustrerà, ci parlerà del suo libro Sociability. Poi il 30 luglio invece al Chiostro di San Benedetto ci sarà Giuseppe Scaglione a parlarci del suo libro Le verità sul mare. Questo incontro è realizzato in collaborazione con il Circolo Letterario Vento Adriatico. Il 3 agosto avremo qui sulla balconata in piazza 20 settembre l'incontro con Raffaello Mastrolonardo, che presenterà il suo libro Viaggio nelle Puglie, edito da Rizzoli. Mastrolonardo in questa occasione presenterà anche la sua backlist di libri, in modo particolare Gente del Sud. A dialogare con lui ci sarà Maria Teresa Moruso di Si Puglia. Questo è un po' l'incontro di punta per noi quest'anno. Per la bellezza del luogo, la balconata, insomma, è suggestivo, per l'importanza dell'autore, per il tema, perché è proprio di promozione del territorio. Dopo l'incontro con Mastrolonardo avremo un altro incontro il 9 agosto da Spaccio Mortadella Jazz. Ci saranno Salvatore Laporta, che dialogherà con Massimo Vinci a proposito del libro Less is More, edito da Il Saggiatore. Infine, il 29 agosto, un altro incontro da Spaccio con Jean-Paul Stanisci, che presenterà il suo libro Equilibrium. Oltre agli incontri con gli autori, Bloombook parteciperà ad alcuni eventi, tra questi il Vinyl Day, il 24 luglio in Villa Garibaldi, e poi il 5, il 6, il 7 agosto parteciperemo alle Notti della Contea in Piazza Castello.